Il rumore della carta è in molti casi rigorosamente riciclata, con i fiocchi blu, il colore scelto dalle Nazioni Unite per rappresentare l'autismo, ha accompagnato la scoperta del contenuto dei doni dorati, la bellissima iniziativa di solidarietà arrivata alla quarta edizione, nata da un'idea dell'Avis di Terranova di Pollino, con il sostegno delle Avis provinciali di Potenza e Matera e dell'Avis comunale di Senise. Destinatari dei doni quest'anno sono stati i bambini e le famiglie del centro Early Start di Chiaromonte, gestito dalla Fondazione Stella Maris Mediterraneo, un centro d'eccellenza che da anni offre un percorso mirato e un supporto ai genitori dei bambini in età prescolare con diagnosi di autismo o di rischio. La carovana solidale, con una rappresentanza di avisini giunti da tantissime comunali lucane, è arrivata così a Chiaromonte, accompagnata dal suono delle zampogne terranovesi. La cerimonia di consegna è avvenuta nella sala multimediale del presidio ospedaliero San Giovanni Battista, alla presenza dei vertici della sanità regionale, di ASP, di ASM, della Fondazione Stella Maris Mediterraneo, del sindaco di Chiaromonte e di Monsignor Vincenzo Orofino, vescovo della diocesi di Tursi Lagonegro. A fare gli onori di casa per conto dell'Avis, i promotori. Prima di tutto Pasquale Lufrano, presidente della sezione di Terranova di Pollino. Poi Ermiliano Caporale della sezione senisese, assieme al referente dell'Avis provinciale di Matera, Orazio Amati.